come atleta professionista. Per tutta la vita ha giocato praticamente a tennis nei primi 20 anni, ha fatto l'atleta professionista fino alla Serie A2, poi sono passato al ciclismo, ho fatto le varie categorie, sono arrivato fino a diventare professionista anche nel ciclismo, ho fatto 2 anni lì nei professionisti, quando avevo poco più di 20 anni, se non purtroppo a causa di grosse problematiche di salute che poi hanno portato anche al cancro. E ben 2 volte, alla fine sono stato costretto praticamente a smettere, a lasciare quello che mi era più caro in assoluto, che era di fatto lo sport. Sono riuscito a sconfiggere le varie patologie che mi erano state diagnosticate, andando a studiare tutti quelli che erano le più recenti scoperte scientifiche in campo metabolico, in campo oncologico, in campo cardiovascolare. Le cure farmacologiche che mi facevano fare di fatto spegnevano il sintomo, ma non mi risolvevano assolutamente nulla. Capii che bisognava andare alle cause che stavano generando il problema e non soffermarsi solo sui sintomi. Bisognava creare proprio un vero e proprio cambio di stile di vita, cambio dell'aspetto alimentare. Andare a creare un percorso su misura fatto in modo sartoriale che prendesse la persona a 360 gradi nella sua totalità. In pochi mesi i risultati completamente che furono incredibili a detta di tutti i vari medici ecografisti e poi dalla TAC e tutto quanto. Effettivamente ci sono stati dei risultati incredibili. Sono un medico chirurgo, sono direttore sanitario dei centri medici Alonso qui in Portogallo, sono un poliambulatorio di medicina. E sostanzialmente aiuto le persone a ringiovanire, incrementare i livelli di performance nell'organismo, ridurre quelli che sono i grassi in eccesso, riposare meglio, aumentare quelle che sono le performance sportive, tutto quanto attraverso metodi naturali, quindi attraverso le combinazioni molecolari dei cibi, il cibo e l'acqua che dialogano con il DNA e sono in grado di fatto di modificare non solo il DNA, ma anche la secrezione ormonale. E modificare in maniera importante anche quello che è il nostro metabolismo, quindi si va ben oltre il discorso calorico, il discorso grammi a calorie, ma si va verso una scienza chiamata nutrigenomica, quindi la nutrizione legata al nostro DNA.